Buongiorno a tutti. La prima volta che mi faccio Roma Milano in macchina. Con Rudy Slada che guida, peraltro. Sicuramente, come ho detto prima, non riuscirai a fare un gol più bello del mio. Però hai comunque. Se lo faccio ti vengo a cercare, però. Sicuramente. Salve a tutti, ragazzi, bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, ma soprattutto in questo nuovo episodio del format che tanto amate. Quello in cui vi porto in telecronaca con me. Voi amate me per il format e amate il format stesso, io amo voi perché amate il. Cioè, ci amiamo tutti, è una cosa fantastica. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di supportare questo video e il canale lasciando un like, iscrivendovi se non lo siete ancora e attivando la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Poi vi ricordo, ve lo dice anche l'omino qui in basso, di seguirmi su Instagram per rimanere più in contatto con me, cosa molto importante, e in descrizione vi lascio tante cose carine, quindi visitatela anche. Sono stanco, ragazzi, oggi. Sono veramente stanchissimo, faccio fatica a parlare, sono tutto rotto. Perché? Perché è stato un weekend molto movimentato. E infatti sarà un video particolare rispetto ai soliti vi porto in telecronaca con me. Perché non vi ho portato soltanto in telecronaca con me, vi ho portato anche al derby degli youtuber. Nel senso che sabato 15 maggio, quindi questo sabato, alle 11.30 tornerà Roma-Lazio, il derby degli youtuber. L'abbiamo fatto a porte chiuse per motivi, insomma, di pandemia, ma volevamo farlo. Infatti vi ho lasciato anche questo post su Instagram in cui vi ho detto un po' la mia, vi ho annunciato il video, andate a lasciare like perché vi voglio bene. Detto questo, però, è stato appunto un weekend incredibile, perché se sabato c'è stato il derby degli youtuber, domenica c'è stata la sfida scudetto in Danimarca. E non soltanto quella, ma poi vedrete. Andiamo in ordine, partiamo da sabato 8 maggio, partiamo dal derby, che purtroppo ho dovuto giocare infortunato perché avevo rimediato nella settimana precedente una costola incrinata e un piede un po', insomma, infortunato. A seguito mi hanno detto di eccessivo sforzo. Meraviglioso, soltanto io riesco a fare queste cose. Ma partiamo con il video. Buongiorno a tutti. Allora, oggi è sabato 8 maggio 2021, tra l'altro, e io sono qui in compagnia di questa carta. Partiamo da questo presupposto. Ve l'ho già mostrata nell'ultimo episodio della carriera, ve la rimostro oggi, perché l'ho presa su Cardsplug. Potete prenderla personalizzata tutti quanti, vi lascio il link in descrizione e anche il mio coupon a schermo per il 20% di sconto. Questa carta con questo valore di 99, soprattutto oggi, non ha senso di esistere. Perché dico questo? Perché io, ragazzi, ve lo dico in gran segreto, non l'ho detto a nessuno, sono infortunato. Mi fa male un piede, mi sono fatto male in settimana, non ricordo neanche come, francamente, eppure sto per andare a giocare il derby degli youtuber. Giocare sì, ma poi anche commentare, perché prossima settimana, il 15 alle 11.30, uscirà sul mio canale l'ottava edizione di Roma-Lazio, il derby degli youtuber, che torna dopo il 7.0 che ha raggiunto 1 milione, torna dopo Inter Milan che vi lascio nelle schede, e nulla, tanta tanta roba. Quindi adesso andiamo al campo e vediamo un po' che cosa succede. Siete capitani, quindi vi dovete assumere la responsabilità di rispondere a questa domanda. Sì. Pronostico di oggi? Mai. Ho bisogno di un pronostico. La Lazio è favorita, appunto. Poi il resto si vede. La Roma è favorita. era quello che mi aspettavo, era quello che mi aspettavo, quindi perfetto. I vostri compagni si sono un po' espressi un pochino di più, però insomma era la risposta che mi aspettavo da entrambi. Va bene. Adesso siamo carichi e partiamo. Siete carichi? Tantissimo. Siamo pronti per partire. Siamo pronti per partire. Pugnetto. Pugnetto anche. Lo so, non posso farvi vedere tantissimo, abbiate pazienza, dovete aspettare soltanto qualche giorno. Sabato 11.30, vi ricordo, uscirà il derby degli youtuber. Detto questo, io ovviamente non vi faccio spoiler, non vi dico com'è finita, vi dico soltanto che sono tornato per l'appunto con questi dolori qui che avevo già, ma che sono stati amplificati logicamente dalla partita, e quindi ero morto. Ma domenica mattina mi sono svegliato per forza di inerzia, per forza di volontà, forza mentale. Ho preso la macchina e con il buon Rudy Zlatan e Carlotta, che ricorderete, siamo partiti alla volta di Milano. Adesso passiamo per questioni di copyright, però buongiorno, domenica 9 maggio, il giorno di Brond Mimi Tilland. Ah, ma c'è anche Tottina dietro, vieni Tottina. Ciao. Buongiorno, come sta la streamer più fashion del 2017? Bene, è la prima volta che mi faccio Roma Milano in macchina. Con Rudy Slada che guida, peraltro. Sì, che non so se è un meglio o un peggio di tutta questa edizione. Perché? Però. Perché non hai mai assistito alla mia di guida. Siamo molto carichi, come vi anticipava lei, stiamo andando a Milano in macchina perché comunque siamo poveri. Bisogna dirlo. No, va detto. Va detto. Si spende veramente di meno. Molto. Assolutamente sì. Soprattutto se siamo in tre. Anche okay. Perché insomma di treno spenderesti sugli 80 euro soltanto di biglietto, e in macchina stai spendendo 30 euro in totale. Però c'è chi mi ha chiesto: Fede,
Ma com'è possibile che ogni due settimane mi commenti Brøndby Midtjylland? Quante volte giocano questi in Danimarca? Funziona così, ragazzi. Spiegalo tu, perché giocano così tante volte? Spiegano. Giocano quattro volte perché la Danimarca funziona in questo modo. Campionato normale, regular season, se vogliamo chiamarla con un nome proprio serio. Andata e ritorno. Dopodiché le prime sei vanno a fare il campionato per lo scudetto, quindi per il campionato di Danimarca, e per i posti in Champions League e per i posti in Europa League. Devo cambiare marcia. Io suggerivo, non è abituato con la sesta. Non c'ho la sesta. Pertanto si affrontano quattro volte, perché anche lì c'è un'andata e ritorno. Oh, direi di fare un bel applauso. Uno, avevo detto. A Rudy Slatan per la spiegazione, comunque abbastanza esplicativa. Si può dire spiegazione? Penso di sì. E quindi nulla, insomma, siamo arrivati a Milano, siamo entrati in redazione, ci siamo presi un caffè perché stavamo dormendo, visto che anche il buon Rudy Slatan aveva giocato il derby degli youtuber, e poi ci siamo cominciati a focalizzare sulla partita, ore 18 si cominciava, e onestamente eravamo molto, non tesi, ma contenti ed emozionati per il match che stavamo commentando. Sono due squadre che abbiamo raccontato negli incroci tra loro due, ma anche in altre partite per tutto l'anno. Il Brøndby, lo sapete, insomma, ve l'ho detto fino alla noia, non vince il campionato dal 2005, quindi sarebbero 16 anni se riuscisse a vincere quest'anno, però è a meno 4 prima di questa partita. Se perde a meno 7 il campionato è chiuso, il Midtjylland conquista il secondo di fila. Insomma, tutto questo ve l'abbiamo raccontato alle ore 18 di domenica 9 maggio. Salve, siamo in cabina commento, un posto anomalo, e qui siamo al Brøndby Stadion, ricco di pubblico perché, come vedete, in Danimarca la cornice è tanta roba. Il primo match tra Brøndby e Midtjylland con il pubblico. Adesso ora facciamo un salto indietro nel tempo di qualche mese, era il 25 ottobre 2020, e nell'unico precedente stagionale giocato al Brøndby Stadion finiva così, con questo meraviglioso intervento di Schwabe al 93esimo. Esatto, Midtjylland che vince 3-2 col commento tecnico di Francesco Letizia, che non ha visto Massà, segnava Sviacenko al 93esimo. Come finisce oggi, uomo dei pronostici? Oggi finisce 3-1 Brøndby. Quindi vanno a meno 1 secondo te, riaprono il campionato? Sì, me la sento così. Se la sente così, vediamo un po'. Sa, troppo alto così secondo me, lo allontano un pochettino e adesso rialzo. Secondo me è molto meglio così. Sa. 1, 2, 3. Possesso da parte della Brøndby con la bionda con gli occhi azzurri inquadrata. Poi un tifoso che sembra lei, ma ammazza tutti i biondi con gli occhi azzurri. Vabbè, che sì, cuccioli. Sono danesi. Avevo capito, sono danimarchi. Che però non si può dire. Un'altra bionda con gli occhi azzurri. Un roscio con gli occhi azzurri stavolta. E lui è moro. Evidentemente non è danese. È Maxo. È stata la sfida che ha caratterizzato la stagione, il Davide contro Golia del calcio danese, in un campionato che oggi potrebbe chiudersi definitivamente o riaprirsi in modo clamoroso. Benvenuti a Copenaghen, buonasera dalla Brøndby Stadion, e per la quarta e ultima volta è Brøndby contro Midtjylland. Un saluto da parte di Federico Marconi e Gianluca Benedetti. Pubblico che si fa sentire e che, come abbiamo detto, sarà inevitabilmente un tema, perché è mancato quest'anno, mentre la regia ci mostra la stretta di mano tra i due allenatori, i due registi di queste due meravigliose realtà che hanno guidato questa stagione. Si comincia con il primo giro dato al pallone proprio dai giocatori del Midtjylland. È cominciata l'ultima sfida scudetto della Superligaen 2020-21, Brøndby in campo con la nuova maglia. Mensah a cercare l'apertura su Lindstrom, dentro Ure e Edlund, arriva il cross per Edlund che la mastica, e poi Ure da due passi la mette sul fondo. Attacca la profondità Kaba, arriva a destra anche Joel Anderson che è solissimo, Dreyer cerca un tocco d'esterno splendido per Pionesisto, guarda dentro, tocca il pallone, poi calcia sull'esterno della rete, ha preferito mettersi in proprio ma in mezzo era solo Sori Kaba. Adesso diverrà praticamente un calcio d'angolo. Sempre lungo con le mani Kajuste. E va lungo anche stavolta il 40. Solo maglie gialle. Poi cava sul secondo. Petto, doppio, palleggio. No. E arriva la conclusione di Sviacenko. Deviata in calcio d'angolo. Poi è furioso. Corre da Kirsgaard Andersen e chiede un tocco di mano. Kaba gli fa segno. Come fai a non vedere? Credo sia spalla. Dubbi. VAR.
Va a vedere. Bisognerebbe capire quanto è allargato questo braccio rispetto a quello che vediamo. Calcio di rigore. Dal dischetto lo specialista Alexander Scholz. Tre rigori battuti, sono tre con questo nella fase playoff. Ha segnato i primi due contro Aarhus e Nordsjælland, peraltro la settimana scorsa, sbloccando il match. E adesso è a tu per tu con Schwabe, che ha la possibilità di redimersi per tutti gli errori nella prima e nella seconda sfida. Scholz tocca Schwabe, ma non basta, è avanti il Midtjylland con il secondo gol di fila del numero 14. È un gol pesantissimo. È un gol pesantissimo, Federico, perché adesso la classifica recita più 7 per il Midtjylland, che quindi si lancia per la seconda Superliga consecutiva. Francamente fa male soprattutto per quest'uomo inquadrato, anzi per questo ragazzo, perché un classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Brøndby ci teneva forse più di tutti gli altri. Qui Schwabe indovina, tocca, ma non abbastanza per mandare il pallone fuori dalla rete. Raccoglie Frendrup e riapre su Mensah. Vicino Edlund, dentro Ure, la porta Mensah, va sul destro, guarda anche la porta, palo e gol di Ure! La risposta del Brøndby con il numero 11, finisce la maledizione dell'1-0, pareggia la squadra di Fredriksen. È stato bravissimo qui Mensah, abbiamo detto molto spesso nell'ultima sfida fra queste due squadre, arrivava spesso lì il Brøndby, poi la mancanza di convinzione, no? Qui Mensah ha le idee chiare. La sposta sul destro, dice io vado in porta con convinzione, prende il palo, un po' di sfortuna, ma è stato bravo Ure a non fallire da un passo. E poi va ad esultare sotto i suoi tifosi per riprendere coraggio, per rispondere con orgoglio, per cambiare la storia di un finale di stagione che ha messo ancora di fronte Davide contro Golia e che sta dando ragione per il momento al Midtjylland, ma può succedere ancora di tutto. Arriva prima di Paulinho e qui attenzione ai tacchetti. Ma sai che questo può essere un altro elemento da VAR. E Paulinho va sotto la doccia, Midtjylland in 10, può cambiare la storia. E come può cambiare in due minuti la storia? Jordur Hermansson a costruire e poi tutti su a sognare un 2-1 che sarebbe pesantissimo. Mensah cerca spazio, scava male il pallone, ringrazia e riparte il Midtjylland, non c'è fallo su Kaba, sempre possesso Brøndby, 21 e mezzo al novantesimo. Occhio qui intanto perché arriva un giallo per il vice di Fredriksen, che forse ha protestato un po' troppo proprio per quel contatto. Che se la ride. Eh sì, l'ha presa bene. Troppo bene, mi sa. Sì, se la ride parecchio, a 20 dalla fine. È di buon umore, giallo e non rosso, sicuramente di buon umore sì, non so che cosa abbia detto. Mette con le mani e pronto Jung, all'indietro per Maxo. Non c'è partita sul possesso palla, ma è un dato logico. Il Midtjylland gioca in 10, dalla mezz'ora. Mensah cerca il cross che non filtra, poi diventa buono per Lindstrom e segna il Brøndby con Edlund che aveva sbagliato troppe volte in stagione contro il Midtjylland e a 20 dalla fine ribalta la partita e avanti la squadra di Fredriksen. E alla fine la pressione continua, ti dà questa possibilità, prima o poi una giocata arriva, è stato bravo Lindstrom a ricevere in area di rigore, la mette perfetta per il taglio di Edlund che aveva qualcosa da farsi perdonare per partite precedenti, stavolta non ha sbagliato, è esplosa la bolgia del Brøndby Stadium. Meraviglioso intanto Nils Fredriksen, la vagnetta mostrata a tutti gli uomini in campo, succede di tutto in questo Brøndby Midtjylland da Jordur Hermansson. Pallone verticale a cercare Pavlovic, ha coperto Sviacenko e poi palla buona per Sliman che nasconde il pallone con la giocata e va verticale, manda in porta Pavlovic per chiuderla, Pavlovic per il 3-1 e recita una sola frase molto chiara, il campionato è aperto, il Brøndby è vivo, è meno uno. Che giocata che ha fatto qui, che giocata che ha fatto, veramente splendida, splendida, parte tutto da Sliman.
fischietto in bocca per Kjærsgaard Andersen. Nella bolgia del Brøndby Stadion, Fredriksen batte per la prima volta in carriera Priske. Il Brøndby riapre il campionato, 270 da giocare, i minuti, 3 le partite, 1 il punto di distanza. Si è riaperto tutto, se piove sicuramente sullo stadio di Brøndby c'è il sole invece nel cuore dei tifosi, perché oggi si è riaperta una discussione che sembrava ormai praticamente chiusa. 3 sconfitte nelle prime 3 partite stagionali, nella sfida più importante però c'è una risposta e Fredriksen l'abbiamo visto leggermente contento, no Fede? Dai, Brøndby! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Vabbè, questo lo sapevamo che vincevano, dai. Però adesso vediamo le restanti partite. Comunque, al di là del risultato finale, è partita divertentissima, come la sognavamo. Sì, bella vera, tante emozioni, tanta intensità, c'è proprio ritmo, cattiveria, interventi, così vogliamo le partite noi. Esattamente, e pubblico, così vogliamo le partite atmosfera, noi. Ragazzi, anche quello fa tanto. Prima di ogni altra cosa, commentate il video con hashtag KeepAttacking, perché ha fatto il giro del web. Vi invito sempre a commentare il video chiedendomi cosa vorreste vedere nei prossimi, di diverso rispetto a quello che avete già visto in questi qui. Ah, ovviamente io continuo ad aggiornarvi sulla situazione, soprattutto su Instagram, tra Brøndby e Midtjylland, perché ho il cuore giallo-blu, lo sapete che in Danimarca ho comunque una preferenza, anche se poi in telecronaca io non dico mai nulla. Detto questo, grazie per aver seguito questo video, vi ricordo l'hashtag KeepAttacking nei commenti. Un bacione, never give up e alla prossima! Ah, ci vediamo sabato col derby, ciao!